grossissimo applauso per questo bellissimo video, per le toccanti di chi non è riuscito a realizzare i propri sogni ma ha trovato comunque la forza di ripartire. Max, una nota sull'ultimo giocatore a passo, Nichetti, il tuo idolo. Io alla tua presentazione non ho nascosto che questo è un idolo, per me è diventato idolo tra i miei idoli. Leggetela, vi consiglio di leggere la storia di Marco, perché poi ho avuto anche modo di conoscerlo lunedì scorso, veramente una persona spettacolare. Compagno di stanze Nicola Berti. Nicola Berti, dopo le leggerete di cotte di crude. Poi me le raccontate anche, confermate Nicola Berti nel dopo serata. Bene, chiamerei qua al mio fianco anche l'assessore del comune di Fidenza, Davide Malvisi. No, Davide, questo è un libro che può dare tanto alla comunità, a tanti ragazzini che sognano in qualsiasi ambito, lo sport, insomma, è davvero un libro educativo anche. Sì, un bel messaggio, veramente uno squille ce la fa, nel senso che poi il messaggio è rivolto alle giovani leve, nel senso che tutti non sono sicuri o non possono arrivare anche rispetto magari alle massime capacità fisiche che hanno, non è detto che possono arrivare alle alte sfere del calcio come di tutti gli altri sport. Quindi un insegnamento che i valori che lo sport può lasciare lungo gli anni di percorso sono importanti, sono da mantenere, servono nella vita e questo è quello che può rimanerti come base. Poi non è garanzia però del successo del lavoro per il futuro, quindi alla fine l'importante è fare sport, farlo positivamente per una costruzione personale dello spirito e anche del fisico, ma chiaramente non con le garanzie auspicate molte volte di avere successo. Questo vale anche per i genitori che molte volte incitano all'inverosimile i figli e li portano anche a situazioni di stress inutili, perché poi non possono in questo modo garantire niente. Quindi ringrazio Paolo per l'invito, ringrazio veramente per quest'opera che comunque insomma sarebbe importante mettere alla conoscenza di tutti i ragazzi che fanno sport come esempio, come ispirazione. Sì, però assessore, se lo spieghi così il Consiglio Comunale si addormenta a tutti. Sono peggio. No, scherzo, dai. Grazie, grazie. All'assessore Davide Malvisi, un messaggio a 360 gradi. Io comincerei a coinvolgere l'ospite, uno degli ospiti di questa serata, capitano del Parma Alessandro Lucarelli. Allora, innanzitutto ti chiedo se c'è qualche 999 che hai incontrato lungo il tuo cammino da calciatore. Buonasera a tutti. Sì, tra l'altro uno di quelli, dicevo prima al mister, è stato mio compagno in primavera a Piacenza, che è Gabriele Vallotta, sì. E rivederlo lì, insomma, mi ha fatto un certo effetto. Insomma, innanzitutto faccio complimenti a Paolo per la bellissima idea che ha avuto, perché riuscire a far parlare quelli che per diversi motivi non ce l'hanno fatta, perché non c'è una ragione perché uno magari non riesce ad arrivare, ci sono diverse sfaccettature, ci può essere magari non aver avuto l'occasione giusta, non aver avuto la persona che credeva in te, che ti poteva dare la possibilità di far vedere quello che valevi, ci può essere quello che, come si dice sempre, non aveva la testa, gli infortuni che in tanti, anche i ragazzi che conoscevo io, hanno frenato un po' questo sogno. Io anche io sono partito, sono andato via di casa a 15 anni, insomma, per realizzare il mio sogno. Insieme a me c'erano 7-8 ragazzi che venivano da tutte le parti d'Italia. E di quel gruppo lì sono fortunatamente, o per bravura, sono riuscito ad arrivare solo io. Però tutti insieme avevamo un sogno a quell'età, a 15 anni, quello di poter far diventare un lavoro la nostra passione. Io sono, ripeto, sono stato fortunato, anche bravo, non metto in dubbio. Quando sono andato via di casa, io sono stato da Livorno, sono andato a Livorno, sono andato a Piacenza a 15 anni e sono stato un mese a piangere tutte le sere perché mi mancava la famiglia, non ero mai uscito di casa e ritrovarmi in una stanza di un collegio con un compagno che ancora non conoscevo e è stata veramente dura, però insomma non ho mollato.
sono andato avanti nelle difficoltà iniziali che avevo provato, però fortunatamente quel sacrificio di allora è stato ripagato. Altri che come me hanno fatto gli stessi sacrifici purtroppo non sono riusciti ad arrivare. Ecco, a te chiedo invece la domanda contraria di quella che appare in libro: qual è stato il punto di svolta in positivo per la tua carriera? Qual è stato il momento in cui hai capito che effettivamente tu potevi essere quell'uno su mille? Ma guarda, io sono uscito alla Primavera di Piacenza e sono andato in un anno in C2 in prestito all'Efe, tra l'altro con Carlo Ballotta, fratello di Gabriele. E finita quell'annata, era il mio primo anno, diciamo, di prima squadra, dovevo rientrare a Piacenza e casualmente e fortunatamente i due liberi di allora del Piacenza, che erano Sacchetti e uno Lamacchi, erano tutti e due infortunati per l'inizio del ritiro successivo e quindi dissero: ci abbiamo il ragazzo che è andato in prova, teniamolo qua a fare ritiro con noi e lo valutiamo, vediamo come va. Così è stato, in realtà io insomma, mi misi in evidenza, mi fecero fare tutte le amichevoli pre-campionato e l'allora allenatore Giuseppe Materazzi, che fortunatamente stravedeva per i giovani, alla prima giornata di campionato in casa Palazzo mi mise titolare. Avevo 20 anni e tra l'altro insieme a me di Simone Inzaghi e da lì sono partito. Ecco, io credo che quello sia stato un po' il punto di svolta. Dopo la partita veramente dentro di me dicevo: posso anche smettere, perché avevo giocato in Serie A, avevo 20 anni e non ci volevo credere. E da lì poi sono partito tutto. Posso fare una domanda io a Alessandro? Tu hai parlato, no, è una cosa vera, tu hai parlato di sacrifici, ci hai creduto e stretti i denti. In paragone, quanto conta la fortuna e quanto conta stringere i denti? Perché io porto sempre un aneddoto che mi racconta il tuo allenatore, che quando lui era giovane era all'Lodigiani, no? Che vedeva uno che era molto più bravo di lui, ma l'allenatore diceva: tu non arriverai, Gigi, tu arriverai perché ti sacrifichi, perché stringi i denti. Quanto conta quello e quanto la fortuna? E l'altra domanda subito dopo è: dei 999, uno su mille ce la fa? Ma io è l'uno su mille se ce la fa? O... perché sennò io divento direttore fiscale. Non ce la fai, eh? Sei stato anche troppo serio. No, io credo che sia un po' tutte e due le questioni. La fortuna sta in aver l'occasione giusta. Però poi una volta che hai l'occasione ce la devi sfruttare e devi essere bravo a rimanerci dentro, perché puoi anche fare una partita, ma se non hai le qualità più che altro mentali, credo, perché ci sono tantissimi giocatori che avevano grandi qualità tecniche, però se non hai la voglia di migliorarti e di sacrificarti, non ce la fai ad arrivare. Quindi le due cose vanno, non dico di pari passo, però ci vuole sicuramente tanto di voglia di arrivare e anche un pizzico di fortuna. Gabriele l'ho avuto a Marzolara, lui è stato parecchio sfortunato. No, davvero, Gabriele Ballotta. Ah, Gabriele. È stato molto sfortunato. No, Gabriele si è sfortunato. Ciao Maio. No, mai capito, mai è chiuso. Gabriele. No, Gabriele Ballotto è stato molto sfortunato, di voglia di avere. Sì, assolutamente. Tra l'altro, un'ultima curiosità che ti chiedo, Alessandro: tra le 29 storie, compresa poi l'ultima di Paolo Amiantabloni, c'è quella anche di un fratello d'arte, che è Leonardo Pioli, che a differenza di Stefano non è riuscito a sfondare. Lui appunto non si riteneva inferiore al fratello. Ti chiedo come avete vissuto a livello giovanile la crescita, avete praticamente 2 anni di differenza tra te e Cristiano. Sì, Cristiano essendo 2 anni più grande, diciamo, poi ho cercato di, come posso dire, di seguirlo un po', perché lui ha fatto qualcosa sempre prima di me e quindi cioè, lo guardavo e cercavo un po' di farmi anche aiutare, no? E poi ho avuto la fortuna di arrivare tutte e due, però soprattutto nella prima parte, diciamo, di carriera, lui, che ha fatto sicuramente una carriera molto più importante della mia, io ho sempre cercato di, insomma, di chiedere consigli, visto che lui insomma, magari aveva vissuto prima di me certe esperienze, quindi questo sicuramente mi ha servito. Perfetto, ringraziamo il capitano Alessandro Mutarelli. Prima di concentrarci sull'allenatore Luigi Apolloni, facciamo due chiacchiere con te, Paolo. Allora, riassumendo, 29 storie, 28 più 1 più la tua, sono
tuoi compagni di squadra, cioè gente che hai incontrato nel corso della tua carriera, oppure che ti hanno allenato. Ricordiamo prefazione di Vincenzo Piccolini, Fabiano Tommasi, e con una nota finale di Arrigo Sacchi. Edito da Diabasis. Allora possiamo dire innanzitutto da dove nasce questa idea. 2010, un lavoro certosino che a un certo punto è anche interrotto. Sì, nel 2010, come con tanti di voi ho avuto occasione di parlarne, avevo 28 anni ed ero appunto un po' morto della scrittura, nel senso che avevo appena ultimato il mio secondo romanzo, stava per essere pubblicato, e quando scrivi un romanzo ci metti molto di tuo, ma molto di fantasia, quindi mi sentivo un po' svuotato da questa scrittura qua. Contemporaneamente, a 28 anni, potevo dire di aver vissuto la mia occasione nel calcio e di aver conosciuto anche tanti ragazzi che come me hanno avuto la loro occasione, quindi ho voluto creare un connubio tra la mia passione per la scrittura e quello che invece volevo raccontare, che era di qualcosa di assolutamente autentico, di assolutamente vivo, vero, che non è un romanzo, ma è la storia di tutti noi, e... esclusi e Alessandro e Gigi. Perché secondo me si racconta sempre, no, della punta dell'iceberg quando si parla di calcio, ma non si racconta mai di tutto quello che rimane sotto. E così sono partito e mi sono fatto una lista insieme a Gianmarco Gandini, che è un giornalista sportivo, e con andando a prendere tutti gli articoli giornali delle squadre in cui avevo giocato e selezionando una cinquantina di ragazzi che secondo me potenzialmente potevano avere una storia interessante. Sono partito da Cristian Grillo perché mi sono dato un ordine temporale, quindi prima volevo intervistare quelli che hanno giocato prima con me rispetto ad altri. Con Grillo ci avevo già giocato, che avevo 13 anni e ero nel Parma, ed era una storia forte, molto forte. La cosa che mi ha subito entusiasmato è il fatto che questi personaggi che sono nel libro, nel calcio dilettantistico, vengono sempre un po' visti come delle prime donne. Quando ti siedi di fronte a loro e gli fai raccontare la loro storia, che si tolgono la maschera, diventa dura, perché non tutti sono pronti a superare il fallimento, i fantasmi, eccetera, eccetera. Quindi con Grillo è stato così. Ha avuto una sfortuna incredibile con questi infortuni e ogni volta che stava per fare il salto di qualità succedeva qualcosa e per un motivo o per un altro non è arrivato. Poi sono passato a Marco Nichetti, che è un po' il top player del libro, poi chi leggerà. Vedo Maschi ride, se voi due dico, se voi ricordiamo dico, che in nazionale giovanile under 15 il 10 l'aveva lui e Totti giocava con il numero 8, giusto? Sì, no, la cosa più incredibile è che lui veramente era un predestinato, cioè ha fatto tutta la trafila dell'Inter nelle giovanili, tutta la trafila delle giovanili della nazionale e giocava sempre col 10 sulla schiena nella nazionale di Totti, Locatelli, Morfeo, e poi si è buttato via, ma più volte, quindi era una storia molto forte la sua. Quando ho finito la sua storia, che era mondiale, mi sono fermato perché ho traguardato la fine del libro, ho detto ok, se va avanti così, prima o poi devo dare un senso perché ho voluto intervistare questi giocatori. E quindi era inevitabile arrivare alla mia storia. Io a 28 anni, 6 anni fa, non ero assolutamente pronto a raccontare quello che avevo passato io, perché era una cosa che era ancora molto forte e faceva ancora molto male. Poi per fortuna nel 2013 casualmente ho letto il libro di Agassi, Open, che consiglio a tutti, e mi ha aperto un mondo, ha buttato giù un muro e gli ho detto ok, allora se l'ha fatto lui posso farlo anch'io. Mi sono messo a scrivere la mia storia con calma e ho raccolto tutte le altre 26 interviste che mancavano per finire. Ti chiedo quanto è stato poi difficile evidentemente poi raccontare la tua storia. Ti sei dato la spinta, però poi effettivamente mettere nero su bianco, ricordiamo la tua storia proprio in fondo al libro, quella insomma più articolata che spieghi insomma tutta la tua carriera. Sì, non era facile perché tante cose te le racconti, no? A te stesso e non solo la realtà. Quindi quando ho deciso di scrivere veramente quello che mi era successo e di essere sincero prima di tutto con me stesso, lì è cambiato molto, ma in me. E perciò sai, ogni pagina che scrivevo pesava molto di più rispetto a quelli che scrivevo perché mi raccontavano gli altri protagonisti. Però mi è servito tantissimo perché secondo me sono proprio rinato da quando proprio ho deciso di scavallare, di scrivere la mia storia e dare un senso appunto al libro. È stato un percorso di autopsicoanalisi, come si dice. Tu sei più bravo di me in queste cose. Però mi è servito tantissimo, io oggi sono contento di averlo scritto. Paolo, cioè, voglio aggiungere un aneddoto su questa cosa, l'ho detta anche a Saiso.
Paolo è passato da Marzolara, ok? Quando venne a Marzolara era successo un qui pro quo, no? Come abbiamo ricordato, e io, a parte che c'era già un feeling a pelle, come distinto l'ho difeso, ho preso anche posizione, accordi, no Paolo? Presi posizione. Quando ho riletto la sua storia, scritta da lui, e sapendo tutto il travaglio che ho avuto, a parte vabbè, la pelle d'oca, non vi nego neanche una lacrima, non mi vergogno a dirlo, però ho capito che è un amico davvero, e lo ringrazio per aver, veramente per quello che è, ma soprattutto per il libro che ha scritto, perché dà veramente parecchio. Mazza, allora, Mazza è l'allenatore della Fiorentina, per me è un 999 anche lui, perché cioè, lui doveva arrivare per diritto proprio. Cioè, diritto Sanremo proprio. Però, cantare però Sanremo. Adesso lo vedo un po' perplesso, voglio che gli dici qualcosa. No, perché arriva dopo un po' di tempo Rastelli e mi domando se Rastelli è un campione mancato. Io non credo che Rastelli sia un campione mancato. È un campione. Io penso che Rastelli sia un campione. Tutto qua. L'ultima domanda a Paolo, su, insomma, parliamo davanti a una platea numerosa, che insegnamento può dare questo libro a chi, e soprattutto veramente il significato più nascosto di queste storie? Guarda, secondo me Vincenzo Pincolini, che è stato il primo che ha creduto in questo progetto qua, e che è uno di quelli che se gli piacciono le cose le sponsorizza, se non gli piacciono, anche se il tuo amico non fa fatica a mandarti a quel paese, quindi per me è stata una leva molto importante. La prima cosa che ha detto è: io lo renderei obbligatorio a tutti i genitori. E secondo me è molto vero. Se quello che posso dare io al libro, che è la mia storia, c'entra tantissimo col rapporto che ho avuto con i miei genitori. Quindi la mia storia sicuramente può dare tanto ai genitori. Però quello che voglio dire è che ogni storia è stata scelta per raccontare qualcosa di diverso e dare un messaggio diverso. Sono tantissime le storie, poi sentiamo parlare Omar, sentiamo parlare Matteo, ognuno dei 28 protagonisti, 29 protagonisti, secondo me ci insegna qualcosa. Nicola Berti, quando ha letto il libro, ha detto: fallire nel calcio non significa fallire nella vita, e questo libro lo racconta molto bene, perché effettivamente è questa la chiave. Tutti quanti i protagonisti avevano qualcosa magari in più rispetto agli altri. E quindi magari hanno fatto settore giovanile e professionistico. Poi per un motivo o per un altro non sono arrivati. Tutti i sacrifici fatti per arrivare ad essere un campione e non esserci riusciti, devono servire e sono serviti assolutamente, a formare uomini più preparati alla vita. Quindi sicuramente la depressione che hanno molti nel fatto che non sono arrivati, secondo me si può trasformare in qualcosa di propositivo per la vita che verrà, perché ha costruito veramente il calcio, ha costruito gli uomini nel bene e nel male. Quindi secondo me prendere la parte buona di ogni capitolo ci può insegnare qualcosa. Perfetto, grazie ancora a Paolo. Matteo, ti ha coinvolto prima Mazza a parlare di te, di un campione, non di un campione mancato. Ricordiamo un episodio, un aneddoto: 436 gol fa, quando Modena bussò alla tua porta, Fiorenzuola disse di no a qualcosa come 150 milioni di lire, poi l'anno dopo ti vendette alla Castellana per 9. Poi a posteriori posso dire che non è stata talmente una sfortuna quella, dai. A parte che parlare dopo le parole di Mister Mazza un po' risulta difficile, perché ci sono degli attestati che poi, ripeto, si pensa a tante cose comunque. Vabbè, io non posso dire in quel momento di essere stato fortunato, perché mi diceva prima Lucarelli, poi ci vuole la persona, il momento fortunato, la persona che crede in te. Non penso neanche di essere stato sfortunato con questo, perché io mi riallaccio, io ho avuto Mister Mazza, è stato la mia linea di start, perché l'ho conosciuto in una squadra di promozione. E io sono arrivato nei professionisti facendo solo l'unica cosa che penso di saper fare, che io facevo solo gol. Cioè, non mi ha mai regalato. Paolo prima diceva: tutti hanno fatto settore professionistico. No, io sono proprio partito dal punto più basso che si potesse, e penso che per una punta poi le valutazioni si fanno anche in base ai gol, penso che poi le parole le porta via il vento. E poi mi sono trovato ad andare a firmare il mio primo contratto
tramite una conoscenza, appunto, che avevamo, lui si ricorda bene. E poi sono finito nell'Albino Leffe e sono andato a abitare per la prima volta anch'io via da casa, mi sono trovato in una valle bergamasca. Ho capito la prima parola di bergamasco era verso Natale. E in una squadra dove erano tutti bergamaschi, credetemi che non è stato facile, quindi vi dico che più di una volta finito l'allenamento scappavo a casa, mi facevo quasi 200 km per venire a casa senza dire niente al mister. Tanto è vero che non è che abbia reso tantissimo. Comunque, per farlo breve, io non mi sento un campione mancato. È anche vero che per esserci l'uno come loro ci vogliono tanti 999. Però adesso se mi guardo indietro, io non ho, come qualcuno prima diceva nel video, rimpianti o rimorsi, perché ripeto, e mi riallaccio all'attestato di stima di Mister Mazza, cioè io mi sento anche nel mio piccolo, nelle categorie che ho fatto, di aver fatto qualcosa. E se mi guardo indietro, per dire, uno dei vari figli che ho sbagliato nelle scelte, perché poi ci ho messo gran parte del mio, e mi ha portato a venire qua a Fidenza, a avere una grande famiglia, avere due figlie che non baratterei con niente. Marco, scusa, ma voglio anche dirti che è arrivato un altro uno su quei mille, che è Federico Rossi, ha giocato niente poco di meno con Arthur Antunes Coimbra, detto Zico, dica che hai cercato anche tu e se ti fai piacere, l'idea di questo libro che vuoi fare. Ma sicuramente, come è stato detto, raccontare la storia di chi ha comunque fatto una carriera o ha giocato a certi livelli è sicuramente interessante. Paolo è un ragazzo intelligente, ci conosciamo da tanti anni e credo che abbia avuto un'attenzione nei confronti di chi non ha avuto fortuna, che si diceva comunque un momento di bravura, cogliere al momento opportuno l'occasione per raccontare delle storie che secondo me sono importanti e sono anche vitali. Grazie. Partiamo da Gigi Apolloni, torniamo all'uno su mille. Allora Gigi, a te la domanda devo fare più che su un giocatore, su una società, una realtà che era diventata 999 per i motivi che tutti sappiamo, e quest'anno è rinata alla grande, è tornata ad essere l'uno su mille. Che orgoglio essere l'allenatore di questa realtà, e soprattutto tu che hai seguito tutto il processo, i tempi anche del capitano ovviamente. Quindi ti chiedo proprio questo, insomma, da 999 a 1000, un po' la storia di questi ragazzi che comunque non si sono abbattuti e hanno saputo ripartire alla grande più forte di prima. Innanzitutto buonasera, grazie per l'invito e ti ringrazio per il libro che hai scritto. Perché quei 999 io ne ho visti tanti, tantissimi, e ho... Così ho riproiettato un po' quello che è stata la mia carriera. Esco un po' fuori dalla tua domanda perché comunque mi sembra giusto anche per quello che ha scritto Paolo. Anche io sono venuto via da casa, avevo 16 anni, e sono andato in realtà come Pistoia lontano da casa, lontano dalla famiglia. Chiaramente con delle aspettative, con degli obiettivi, con dei sogni. Leggiamo questa valigia, la valigia tutta vecchia, tutta arroccata, con dei sogni. Chiaramente a casa avevamo bisogno, devo ringraziare i miei genitori, avevamo bisogno, nel senso che mio papà lavorava soltanto, ho altri tre fratelli, e quindi a casa c'era bisogno. Loro mi hanno dato questa possibilità e questa opportunità di andare a prendere quel sogno che da bambino ho sempre avuto. Devo dire che sì, sono stato fortunato, sono stato bravo. Ho trovato anche le persone giuste che comunque mi hanno aiutato, c'è stata una forte volontà perché difficoltà ne ho avute tantissime. Non sapevo se sarei arrivato, tant'è che a casa, avendo bisogno, una volta avendo fatto gli allievi nella Pistoiese, poi alla primavera ho esordito a 17 anni in C1 in Coppa Italia contro la Carrarese. Poi chiaramente c'erano le esigenze familiari,
e lì mi sono trovato di fronte a fare ad un'opportunità, nel senso o continuare con la Pistoiese, perché nel frattempo la Pistoiese aveva fatto un escalation negativo, perché ero arrivato che era in Serie B, io ho giocato negli allievi, poi retrocesso in C1, ho fatto alcune apparizioni nelle ultime 5 partite con in C1, e poi retrocesso ancora in C2, non sapevo se rimanevo lì, e mi ricordo che c'era un'opportunità, visto che dovevo fare il militare. Saltai alcune partite perché sono andato a fare 3 giorni, una volta si faceva 3 giorni per prima di andare a fare il militare, quindi ho dovuto saltare anche delle gare. E lì non mi vergogno a dire che, vedendo la mia famiglia e i sacrifici che stava facendo tutto quanto, l'estate l'ho passata facendo il muratore. Mi sono dedicato a, visto che i miei genitori erano lì a sacrificarsi per me, per darmi questa opportunità. Poi c'è stata così la svolta, perché avevo la possibilità di fare sia di rimanere a Roma e andando a giocare nella Strea. La Strea allora era la squadra delle guardie carcerarie, attraverso la possibilità di mio parente, di mio zio, di riuscire a entrare come cacciatore e poi di proiettarmi a fare la guardia secondina, diciamo. Invece c'è stata quest'altra possibilità dove venne un direttore sportivo appunto della Pistoiese e mi disse: vieni perché c'è un allenatore che ti vuole conoscere. L'allenatore era Nello Santin, un grandissimo calciatore del Torino che poi vinse il campionato con il Torino di Radice, dove c'era Pulici, Graziani, e mi disse: io voglio che ti rimani qui. Iniziai lì e iniziai la mia carriera, veramente con tantissime difficoltà, però iniziai lì a assaporare il professionismo, e quindi se sono arrivato lì sono arrivato anche grazie a determinate persone, ripeto, che mi hanno comunque dato qualcosa. Riallacciandomi alla tua domanda, è chiaro che quando trovi persone come il capitano, comunque che trovi persone che hanno negli occhi, hanno nel cuore, e poi chiaramente nelle gambe, perché poi si sono dedicati a raggiungere l'obiettivo che poi abbiamo raggiunto. Io penso che il lavoro è facile. Le difficoltà chiaramente sono le apprensioni, sono quelle che poi mi portano dentro, quelle di riuscire a raggiungere l'obiettivo, trasmettendo però quelle che erano le mie conoscenze e la mia passione. Ripeto, le difficoltà non ce ne sono state, se non nel cercare comunque ogni giorno di prepararli, cercare di metterli in condizioni poi di esprimere le loro qualità in campo. E se siamo riusciti a raggiungere questo traguardo, io penso che sia non soltanto merito dei ragazzi, perché comunque hanno dato la loro disponibilità, ma merito va dato anche al magazziniere, a chi curava il campo, fino ad arrivare chiaramente al presidente, a tutti i soci e a tutti quelli che hanno voluto bene il Parma. Anche a Mai? Io ho ricordato, sì, anche a Mai, visto che Mai non dormire. Io ho ricordato una cosa l'altro giorno e ieri in una trasmissione, che noi abbiamo perso una partita, l'unica partita che abbiamo persa senza tifosi. Questo secondo me è un valore importante che ci porteremo dietro. Grazie. Sono arrivati Leonardo e Gerardi che lo trovi a parcheggiare, dove posso parcheggiare. Tra l'altro Gigi, campione d'umiltà, si allenava col tuo Marzolara. È venuto a Carignano quando giocava a Carignano, è venuto anche a Marzolara, a allenarsi a Marzolara. Ti ricordi che non toccavi mai palla? Quanti tunnel ti faceva? Perché giocavo contro di te, cosa dici? Ma vedevi mai? Invece abbiamo anche... Adesso ti faccio la domanda, voglio vedere, lo riconosci? No, fai il giornalista, adesso voglio vedere se lo riconosci. Italia 7, diretta stadio, verde, non ti dice niente. Diamo il benvenuto, grazie. Benvenuto, un applauso. Anche tu sei l'uno che parla sempre del calcio, insomma, quello che vediamo tutti sulla tua televisione, calcio che conta, diciamo. Conta anche molto anche questo, alcuni aspetti per i valori. Essere qui, che differenze trovi? Dal calcio di cui si parla in televisione, di cui si chiacchiera, dal sport in televisione tantissima, però forse questo è un calcio più vero,
meno lustrini, certo, magari meno tecnica, meno valore assoluto, ma meno lustrini davvero. Io ricordo, ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare nel calcio professionistico dalla parte della scrivania, perché dalla parte del campo era meglio che non ci mettessi piede proprio. E mi ricordo che parecchi anni fa ho avuto occasione di vivere un episodio da testimone in cui un direttore sportivo, che all'epoca faceva il direttore sportivo di un settore giovanile e oggi è il direttore sportivo di una squadra che ha una minima importanza, si chiama Piero Ausilio, il direttore sportivo dell'Inter, all'epoca era il settore giovanile e a giugno scadeva l'anno, quindi bisognava fare i rinnovi di vincolo e parlando al telefono fisso, perché non c'erano i cellulari in quegli anni, con un genitore di un ragazzino di 13 anni che doveva venire a fare il rinnovo, Piero mise giù il telefono abbastanza stupito e mi disse: sai cosa mi ha detto questo genitore? Che per fissare la data per venire prima parla con il procuratore. E questo ragazzino aveva 13 anni. Ecco, probabilmente la rovina del calcio comincia lì. Quindi io non sono così sicuro che i 999 che non ce l'hanno fatta abbiano fallito. Probabilmente falliscono di più i tredicenni e i giocatori che permettono che il figlio tredicenne abbia il procuratore. Loro, i 29 della storia di Paolo, probabilmente gli è mancata l'occasione, gli è mancata la testa, è mancato qualcosa, ma non credo che abbiano fatto. Bene, grazie. Parliamo del procuratore, io Gigi, è vero che viene a Porcari da Parma? Filippo Porcari, è vero che viene a giocare a Parma? No, perché se no lo chiediamo a suo papà, che è qua, cioè, è vero che viene a Parma? Non penso, anche perché lo vedo un po' poco, perché essendo il processo sono in casa. Ah, perfetto, buona. Grazie. Un'ultima domanda a Gigi nelle vesti di allenatore. Allenatore, che consiglio ti senti di dare ai giovani, appunto, che magari vivono in quest'età di sogni, di speranze, di illusioni anche in certi casi? Beh, di continuare a coltivare il sogno, però divertendosi. Io penso che quello che ha detto prima Paolo sia non importante, fondamentale per la crescita anche dei ragazzi. I genitori devono farli divertire, non possono soffocarli o caricarli o mettergli delle pressioni su quello che è il calcio. La vera vita, i campioni sono quelli che non ci riescono, perché vedi, uscire fuori dal calcio e iniziare, magari con delle aspettative che avevano questi ragazzi, perché con me giocava Piero, questo era uno di quelli che... L'unico dei 29 che è riuscito a segnare un gol in Serie A, quello che si chiama Amabare. Esatto. Dicevo, vedere che tentano e poi non ci riescono per tanti motivi. Purtroppo il calcio è un treno che passa, c'è chi è più abile, chi è più fortunato, chi ha più volontà, sono tante componenti che ti permettono di arrivare, non ce n'è nessuno. I campioni veri sono quelli che si affacciano poi alla realtà della vita, e quello che ho detto anche ai ragazzi, ai miei giocatori, nel senso che ho detto: questa è una parentesi, cercate di sfruttarla al massimo dando sempre voi stessi. Coltivate il ragazzino che avete dentro, perché poi quando comincia la vita, allora vi renderete conto che cambia tutto. Tornando al consiglio, ripeto, consiglio ai giovani o più consiglio ai genitori che non avete ragazzi. Lasciatevi divertire, datevi l'opportunità di sbagliare, datevi l'opportunità di abbracciare il pallone, e poi se avranno l'opportunità di arrivare, ben venga. Però devono vivere la vita secondo quella che è la loro passione, secondo quello che è il loro divertimento. Se coltiveranno questo, avranno la capacità, la fortuna, l'abilità di prendere quel treno e arrivare, ben venga, altrimenti lasciateli vivere per la loro passione. Perfetto, grazie. Grazie Gigi per queste belle parole. Tra l'altro Paolo è molto significativo, mi ha colpito molto il titolo dell'introduzione, che è Duplice Fischio, che vuol veramente dire tanto. Sogni che diventano incubi, a un certo punto c'è un treno che passa, tu non lo cogli e gli... Sì, il duplice fischio per me ha un significato molto importante, perché quello che conosciamo noi è l'arbitro che fischia due volte per mandarci nello spogliatoio in attesa di rivederci in campo per il secondo tempo. Questo libro qua racconta tutti gli sliding doors, no? Di chi ha avuto l'occasione, il treno che è passato e quello che è successo dopo. Quindi secondo me il duplice fischio è proprio fa la differenza. Il
treno passa, ci sei salito bene, non ci sei salito, amen, devi ripartire. Quindi questo libro qua, nella mia concezione, è orientato a aiutare a ripartire dopo il duplice fischio. Ed è per questo che l'ho chiamato così. Perfetto, grazie anche Paolo. Prima di introdurre, un applauso ovviamente anche a Paolo. Prima di introdurre Omar Daffe, direi di far partire un trailer del viaggio che si è fatto lo scorso anno. Era presente ovviamente anche Paolo Tabloni in Senegal, Associazione Calcio Dilettanti e Solidarietà.